Ecco, l'anno scorso eravamo qui e hanno testimoniato tre fratelli. Una è Giovanna. E Giovanna in breve ci ha raccontato che è stata un po' raccolta dalla comunità, dal Signore, in un momento molto triste della sua vita perché era mancata la sua gioia di 40 anni. E ha ritrovato la preghiera, ha ritrovato il Signore, ha ritrovato la forza di abbracciare questa nuova vita senza sua figlia terrena, perché c'è, gioia c'è. E in questo anno cosa ha fatto? Cosa è successo per Giovanna? Giovanna è cresciuta nel Signore e ha deciso di iniziare un percorso di 3 anni in preparazione alla consacrazione in forma privata di fedele laica, che è prevista all'interno del nostro cammino spirituale. Poi c'era Rudy. Rudy è qui presente, non so dove sia, ma Rudy ci ha raccontato, molti di voi hanno chiesto addirittura di risentirlo, di rivederlo, perché lui ci ha raccontato che fino a 40 anni non aveva il dono della fede, i suoi genitori non lo avevano battezzato, lui viveva in America, ha scoperto all'improvviso questa leucemia e ha rischiato la vita più volte, era in America, è tornato in Italia e nella stanzetta del San Raffaele, dove era un po' isolato, è stato aiutato sicuramente anche da dei canti che lui sentiva attraverso i nostri CD e che distribuiva in tutto il reparto, e ha fatto questo trapianto di midollo e quando è uscito lui ha voluto ringraziare tutte le persone che il papà aveva detto stavano pregando per lui e ha sentito anche nel cuore il desiderio di ricevere i sacramenti, per cui queste sono quelle foto bruttissime che avevo fatto l'anno scorso dal mio telefonino, il battesimo, la cresima e la comunione, perché lui dice: io non so come andrà a finire, ma io voglio riconoscermi figlio di Dio, e vogliamo dire che adesso lui è qui, sta benone, anzi dopo un anno ci siamo dati il primo abbraccio finalmente senza mascherine, senza nulla, e ringraziamo il Signore di questo. E cosa è successo nella sua vita? Oltre a essersi ripreso fisicamente, io ricordo che l'anno scorso quando l'ho invitato a fare questa testimonianza gli ho detto: Rudy, ricordati, la serata sarà, non sappiamo ancora dove, ma sarà il 10 sera, perché rigorosamente nella festa della Madonna di Loreto, e gli ho iniziato a spiegare e lui dice: guarda, io sono disponibilissimo, fammi dire tutto e non ho segreti per niente, ma non mi fare parlare di Maria perché per me è una sconosciuta. E il cuore un po' ha detto: mamma mia, mi spiace, però non potevamo pretendere tantissimo. E invece lui in questo anno, dove sicuramente lo ha dedicato a coltivare la sua fede, a rinsaldarsi fisicamente, a curare i genitori, lui ha scoperto la Madonna. Allora qualche settimana fa, quando ci siamo sentiti, e lui è qui presente, non ti vedo Rudy, ecco, bravo Rudy. Lui mi ha detto: guarda, cioè, come sta andando spiritualmente Rudy? Guarda, c'è un attimo di silenzio da parte di Gesù, ma in compenso ho scoperto la mamma. E scoprendo la mamma ho imparato a curare la mia mamma, vero Rudy? Non sto dicendo nulla di mio, per cui mi vedete un po' poco anche in comunità, perché io mi sto prendendo cura anche dei miei genitori che adesso sono anziani, ma la Madonna è una bomba, mi ha detto così. Per cui questo è il suo percorso di questo anno. E poi chi c'era? Ovviamente noi abbiamo detto all'inizio della serata che questa serata è in onore alla Madonna e in ringraziamento a Federica, per cui noi abbiamo voluto dedicare anche dei piccoli momenti a lei, perché glieli dobbiamo. Stasera si parla molto del CD perché è la serata di presentazione, ci sono poi tantissimi strumenti e tantissimi mezzi per portare Gesù, e come abbiamo sentito all'inizio,
addirittura partiamo da un sorriso, basta un sorriso senza avere tante cose. E Federica l'anno scorso era qui, anche stasera è qui, non la vediamo ma c'è, e lei ci ha fatto una bellissima testimonianza, e nel quale abbiamo sentito di ripresentarle proprio uno spezzone, 5 minuti, perché dopo un anno le sue parole hanno molte risposte anche per il nostro cuore, e le ascoltiamo Federica.